Allora, io volevo dire questo, insomma, che per chi non ha visto la partita, commentare un risultato così sembra che la Fiorentina oggi sia venuta qui a non giocare. E in realtà non è assolutamente così, perché la Fiorentina, nonostante che per lei fosse la terza partita in una settimana, mentre la Juve ha fatto una settimana tipo lavorativa, e questo la ritengo un'ingiustizia, perché è giusto che le forze in campionato poi possano essere le stesse. E noi abbiamo avuto un impegno infrasettimanale a Milano con l'Inter e sarebbe stato più ovvio, giusto, giocare tutte e due, no? Questa settimana la Coppa Italia per equità. Però siamo venuti qui nonostante la terza partita e nonostante mancassero dei ragazzi, ma non è un alibi importanti. Vedi Milenkovic, Casares, Ribéry, Duncan, appena arrivato, Castrovilli. Questo lo dico perché colgo l'occasione per fare i complimenti ai ragazzi che hanno giocato, perché hanno fatto veramente una grande partita sotto l'aspetto dell'attenzione, della concentrazione, dell'organizzazione di gioco, dell'atteggiamento, della mentalità. Perché dall'inizio fino a quasi in fondo siamo stati in partita, non abbiamo concesso nulla a grandi campioni, a una grande squadra che costruisce sempre tante occasioni da gol. Invece abbiamo il primo tiro in porta vero, è stato nel secondo tempo con la parata di Dragoschi. Per il resto, a livello di organizzazione difensiva, il fuorigioco, le attenzioni, i particolari, i dettagli sono stati molto bravi. E nello stesso tempo siamo stati sempre pronti ad attaccare la porta avversaria con buone situazioni, buone letture. A volte abbiamo forzato, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio e la scelta finale, ma su queste cose ci andremo a lavorare. È la dimostrazione che dell'inserimento di Ghezzal voleva far capire che siamo venuti qui con intenzioni a giocarcela per provare a portare a casa i tre punti e vincere. Ci dispiace che poi dentro la partita ci siano degli episodi che ovviamente magari altre volte non sono stati letti a nostro vantaggio, se il Presidente aveva avuto questa dichiarazione, perché altre volte nelle ultime partite, parlo solo nelle ultime tre partite che abbiamo affrontato, ci sono stati degli episodi a nostro vantaggio non valutati così come oggi, e quindi c'è un po' di rammarico perché ti trovi oggi a subirne due in questa maniera. E sull'1-0 eravamo lì pronti, abbiamo avuto delle situazioni e occasioni per portarsi in parità, e purtroppo sai, poi le partite, il 2-0 diventa pesante a livello psicologico, poterci andare, no, a continuare a lavorare sopra. E quindi è un peccato, perché la prestazione i ragazzi l'hanno fatta, faccio i complimenti, mi dispiace per i tifosi, per la società, però ai ragazzi oggi sul piano del gioco, dell'intensità, dell'applicazione, non meritavano questo risultato assolutamente. Ma noi preparando questa partita ci siamo resi conto che loro solitamente difendono in grande densità, in 5-3-2, in zone piuttosto basse di campo, e quindi per vie centrali era difficile trovare grandi spazi e grandi soluzioni. Avendo Douglas che in questo momento è in crescita, abbiamo scelto per questa soluzione per dare un po' più di larghezza alla nostra fase offensiva. Chiaramente uno quando tiene fuori Dybala va a letto bestemmiando, perché insomma, è un qualcosa di pesante, e l'ha fatto vedere anche negli ultimi 20 minuti quando è entrato. Però poi alla fine noi abbiamo tante soluzioni offensive, tutte di grandissimo livello, difficili da mettere insieme per le caratteristiche di questi giocatori, e quindi vediamo di riuscirci in base alla partita che abbiamo di fronte. Questa secondo noi era una partita per Douglas, ci ha dato equilibrio, è venuto spesso a fare il quarto centrocampista e questo ci ha dato equilibrio. Secondo me l'aspetto maggiormente positivo di questa partita, avendo visto tutte le partite della Fiorentina nella versione Iachini, è quello di non aver concesso ripartenza. Noi abbiamo corso un rischio nel primo tempo, una grande parata di Szczęsny, ma non su una ripartenza, su una situazione in area che veniva da un fallo laterale. A livello di ripartenza non abbiamo concesso nulla. Che la manovra potesse venire fuori lenta è scritto in cielo. Quando trovi una squadra che ti aspetta un 5-3-2 negli ultimi 30 metri di campo, o va a mettere palla in aria e va a fare una guerra fisica, oppure deve avere la pazienza di girargli il pallone fino a che non trovi uno spazio in cui andare a giocare. Ma quello succede a tutte le squadre del mondo. Poi è chiaro, e dopo, e non l'hanno fatto neanche subito, perché nella parte iniziale del secondo tempo la situazione era la stessa. Dopo, con l'ingresso di Vlahovic, la situazione tattica è un po' cambiata. C'erano un po' più spazi e secondo noi in panchina la conseguenza logica per noi era
togliere l'attaccante, avevamo messo per attaccargli la profondità sul corto per cercare di allungargli, anche perché è una cosa che loro solitamente soffrono, e andare dentro un attaccante viene più incontro perché gli spazi davanti ai tre difensori cominciavano ad aprirsi e quindi è entrato Dybala per Higuaín.